scatta l'operazione Z, il Giappone sferra un attacco violentissimo alla base navale di Pearl Harbor nelle isole Hawaii, dove gli Stati Uniti avevano concentrato le forze navali del Pacifico sud-occidentale. È un attacco a sorpresa e passerà alla storia come il giorno dell'infamia, perché formalmente il Giappone non aveva dichiarato guerra agli Stati Uniti, lo farà solo durante l'attacco. Questo genererà negli Stati Uniti una indignazione popolare molto, molto forte e determinerà la discesa in campo degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale. Dal punto di vista militare, per il Giappone l'attacco di Pearl Harbor fu un successo, anche se l'assenza in quel momento delle portaeree impedì ai giapponesi di colpire l'obiettivo più grosso. Però, come noto, l'ingresso degli Stati Uniti cambiò il volgere del secondo conflitto mondiale, che poi porterà alla sconfitta anche del Giappone. Tutte le navi americane rientrano nella base di Pearl Harbor. Sono reduci da una manovra durata alcuni giorni al largo delle Hawaii. Poco dopo gli ufficiali scendono a terra per trascorrere in famiglia il weekend. Anche i marinai ricevono una franchigia speciale per via del giorno festivo e corrono tutti a rinfrescarsi sulle spiagge dell'isola. A bordo i servizi di sorveglianza restano quelli di sempre. Nessuno immagina che cosa sta per accadere. Poco dopo la mezzanotte trasmisi il mio ultimo messaggio a bordo della Akagi. Diceva: tutti gli uccelli sono nel nido. Erano 9 corazzate, 3 incrociatori.